ciò che a volte consideriamo un problema è in realtà la soluzione. E perché quando inizi a fare qualcosa per stare bene, spesso c'è un peggioramento? Ti è mai capitato? Benvenuto a questo nuovo video sul mio canale e ricordati assolutamente di mettere un bel mi piace e di iscriverti cliccando sulla campanellina, perché oggi ti voglio parlare di quelle che sono le fasi della guarigione del tuo corpo e del motivo per cui è bene portare pazienza ed essere più gentile con il tuo corpo. Mi è capitato recentemente di avere avuto un periodo molto stressante al lavoro, bellissimo, ma molto stressante. Io appena ho staccato e sono andata in vacanza, mi sono ammalata. Da quel momento ho un po' rallentato, ho iniziato ad avere bruciore di stomaco, gonfiore intestinale, difficoltà digestive, poi ritenzione idrica e così via. Come puoi immaginare, mi sono arrabbiata molto perché dicevo, eppure ti rilassi, fai tutto bene, mangi bene e non sei in forma. Per questa ragione oggi voglio spiegarti come funziona un pochino più nel dettaglio, il processo di guarigione. E parto da un presupposto fondamentale, come scrive il dottor Tsoukalas nel suo libro: l'intensità, ma anche la durata dello stress determinano l'intensità e la durata della riparazione, e anche il nostro punto di vista influenza il risultato della riparazione. Se il fattore stressante e i sintomi della riparazione sono vicini nel tempo, questo non ci preoccupa. Ci sembra naturale che muscoli e tendini siano dolenti e ammaccati anche giorni dopo uno sforzo fisico, sto leggendo dal libro, e notevolmente superiore quindi a quello abituale. Questo significa che più è stato lungo il periodo di stress, tanto più lungo sarà il periodo di riparazione. Faccio questo video perché io, come molte altre persone, e non so se anche tu sei tra questi, sono stata abituata a pensare che il riposo fosse tempo perso e che bastasse davvero poco per riprendersi. In più mi capitava che tutte le volte che mi fermavo, come mi è successo recentemente, quindi mi permettevo di riposarmi, o mi ammalassi, o fossi ancora più stanca, o non avessi voglia di fare niente, non riuscissi neanche a godermi quel momento di relax. Quindi, come spiego anche in altri video che puoi trovare sul mio canale, prima è bene comprendere quali sono questi fattori stressanti, no? Gli stress possono essere biologici, come ad esempio infezioni, carenze di elementi vitali, mancanza di riposo, disidratazione, chimici, tossine, mentali, l'ansia, perdite, problemi nella vita, fisici come il freddo, il caldo e le radiazioni, o meccanici, anche urti, traumi. E in presenza di un agente stressogeno, il nostro organismo mette in atto tutta una serie di strategie per riportare la situazione alla normalità, perché ne ha tutte le potenzialità. Ovviamente, maggiore durata ha la fase stressante, maggiore sarà il tempo impiegato per ritornare all'equilibrio. Ed è per questo che è importante sviluppare pazienza. Quindi abbiamo queste diverse fasi, c'è la prima fase, che è la fase di stress, che può essere chimico, fisico, biologico, eccetera, eccetera. La successiva fase, che può essere un miglioramento ad esempio dell'alimentazione, si ha appunto un iniziale miglioramento, quindi si inizia a stare meglio, perché abbiamo ad esempio beviamo di più, abbiamo corretto le carenze nutrizionali e questa fase può durare da un giorno a un mese. Dopodiché abbiamo un inizio della fase riparatoria con un calo dei livelli di quegli ormoni, adrenalina, cortisolo, e quindi magari c'è quella stanchezza, ma possono sopraggiungere anche debolezza muscolare, emorroidi, disturbi gastrici, testa pesante, vertigini, ritenzione idrica, fame, aumento del bisogno, perché si ha un aumento del bisogno delle proteine per andare a ricostituire i tessuti, poi si può avere pruriti, dolori, eczemi, stitichezza, e questa fase può durare da 1 a 3 mesi. Dopodiché c'è una fase di contrazione dove si aumenta la diuresi, si hanno sbalzi di umore, disturbi del sonno, difficoltà anche respiratorie. Ci possono essere questi sintomi, come no, e può durare dopo da 1 a 3 settimane, fino ad arrivare alla fase di rimodellamento, con sintomi simili a quelli della fase riparatoria, ma che poi è
più duratura e può durare fino a 3 mesi. E poi la fase di maturazione, che dura da 1 a 2 anni, dove appunto si sta bene. Ora, come potete capire, soprattutto nella fase 2, no, dove c'è un iniziale peggioramento dei sintomi, semplicemente per il fatto che il corpo si sta autoriparando, ci potrebbe essere quella vocina che dice: ma ho iniziato a migliorare tutto e sto male. Ora potete comprendere il motivo, perché il nostro corpo ha proprio bisogno di tempo per ripararsi, ha bisogno di tempo per riuscire a andare a migliorare, no, tutti quei fattori stressanti che lo hanno danneggiato. Per cui, se ti stai trovando in questa fase anche tu, mi piacerebbe sapere appunto come la stai affrontando, e l'unico consiglio che mi viene da darti è: riguardati questo video, studialo e sviluppa pazienza. Quindi vedrai che andando avanti a piccoli passi tutto migliorerà. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, mettimi un bel mi piace e condividilo con i tuoi amici e non dimenticarti di iscriverti al canale.